Una grande giornata di sport e show per l'ultimo appuntamento stagionale dei trofei Wheel Up Motestate 2016. Davanti a una cornice di pubblico delle grandi occasioni, sono andate in scena 13 gare sulla Main Circuit di Franciacorta e il penultimo round di campionato italiano minimoto sul rinnovato tracciato della Motorsport Arena. E poi i corsi di educazione stradale per i più piccoli, grazie al reparto di educazione stradale della FMI con l'appoggio del motoclub TTN Racing, il pullman azzurro della Polizia di Stato, i fantastici show nell'Arena Trial grazie a Fabio Lenzi e alla sua equipe e spazio ai più piccoli con il Gioca Bimbi. Un evento dunque unico che ha divertito tanti presenti che in pista hanno applaudito gli oltre 200 piloti al via e i nuovi campioni emergenti. I titoli del trofeo Wheel Up Motestate se li sono aggiudicati Davide Suardi per la Mini Open, Giuseppe Tarquini per la Race Attack 600, Roberto Carinelli per la Race Attack 1000, Lorenzo Villamagna per la Moto di Serie 600, Daniele Corradi per la Motestate 600, Stefano Togni per la Motestate 1000, Giampaolo Cristini per la Moto di Serie 1000 e infine Nicola Ruggero per la Motestate Naked. Nella prima gara della Mini Open, Davide Suardi in fuga fin da subito, che ha poi oltrepassato il traguardo in solitaria a braccia alzate. Bellissima la lotta per la seconda piazza tra Ferri, Raineri, Bernoni e Barbiani, che si sono scambiati le posizioni in più occasioni. La volta finale ha premiato Fabio Ferri, secondo davanti a Stefano Raineri. Nella 1000 Motestate Moto di Serie, una caduta alla prima curva per tre piloti e gara subito sospesa. Al nuovo via è Lorenzo Renaudo a prendere le redini della gara. Prova a fuggire il pilota piemontese, ma Alessandro Traversaro e Pedersoli lo riacciuffano in breve tempo. Bellissima la bagarre per il primato, con Alessandro Traversaro che passa al comando, ma all'ultima curva Renaudo reagisce e compie il sorpasso vincente, passando per primo sotto la bandiera scacchi davanti a Traversaro e Pedersoli. Vittoria nelle moto di serie per il bresciano Giampaolo Cristini, bravissimo a precedere Nicola Nasato e Oscar Tavella. Nella Race Attack 600 prima manche, vittoria di prepotenza di Luca Maggio, che parte al comando e saluta la compagnia. Giuseppe Tarquini finisce secondo e amministra il vantaggio in classifica, aggiudicandosi il titolo già alla prima gara. Terza piazza per Omar Bonvicini. Nella Race Attack 1000 gara 1, una bagarre all'ultimo respiro tra Mattia Puttini e Roberto Carinelli. I due, con un ritmo incalzante, hanno dato il via a una bella battaglia, risoltasi sotto la bandiera a scacchi con la vittoria di manche per Puttini e il titolo di campionato a Carinelli con una gara d'anticipo. Terza piazza infine per Massimo Gilioli. Nella 600 moto di serie, fuori dalla battaglia per una brutta caduta in prova, Andrea Carniglia. La lotta per il titolo è stata dunque una questione tra Lorenzo Villamagna e Giorgio Besana. La gara ha vissuto sulla lotta a 4 tra Besana, Villamagna, Zappa e Filippi. Tantissimi sorpassi, con un finale in volata, con affermazione per Lorenzo Villamagna che vince gara e titolo stagionale. Alle sue spalle Besana, secondo anche in campionato, mentre Filippi ha chiuso terzo. Nella Naked, Rudy Gaggiolo voleva vincere la gara per orgoglio e chiudere alla pari punti e ce l'ha fatta. Dopo una bella bagarre con Ruggero durata diversi giri, ha infine avuto la meglio senza grandi patemi. Il titolo della Naked è comunque andato a Ruggero, che si è imposto sull'ex campione grazie alla discriminante piazzamento in qualifica. Per lui fondamentali le 4 pole position che gli sono valse il titolo, essendo il campionato finito a pari punti tra lui e Rodolfo Gaggiolo. Nella Motestate 600 partenza lampo di Daniele Corradi, con Perseghini in quinta posizione. Ci ha provato Bressan a tenere la ruota del pilota piacentino, ma troppo superiore quest'oggi Corradi, che con la vittoria di gara ha fatto suo il titolo grazie al maggior numero di vittorie rispetto a Manuel Perseghin. Il talentuoso lombardo ha chiuso terzo, alle spalle di Bressan, ed è stato bravissimo a rintuzzare gli attacchi di un velocissimo Paolo Lolli. Nella Mini Open e 125 Open, Celestino Vietti Ramus senza rivali. Il pilota dell'Academy VR46 ha corso per allenamento, vincendo a mani basse davanti a tutti quanti. Alle spalle di Vietti, Davide Suardi, che ha conquistato il gradino più alto del podio della Mini Open. Il podio della 125 Open è invece andato a Vietti Ramus, che ha preceduto in seconda posizione Oliviero Danelli. Nella 1000 Motestate Moto di Serie, seconda manche, Pedersoli esce di scena subito, ma sono Traversaro e Brignoli a tenere alto l'interesse, con una spettacolare battaglia che si conclude solo sotto la bandiera a scacchi. Ad avere la meglio Alessandro Traversaro, che chiude alla perfezione le traiettorie e precede il bresciano Luigi Brignoli dopo 12 giri di gara infuocati. Terza piazza per Walter Bertolini, mentre il quarto posto per Francesco Fratus. Il titolo dopo questa seconda manche di campionato va a Stefano Togni, che amministra su Fratus, Boccelli e Cornero e festeggia così il numero 1 sulla carena. Nella moto di serie 1000, seconda vittoria di giornata per Giampaolo Cristini, che conquista così il titolo, precedendo Nicola Nasato e Oscar Tavella, secondo in campionato. Nella seconda manche della Race Attack 600, Giuseppe Tarquini mette il sigillo su una grandissima stagione. Su gara 2, dopo aver piegato un ottimo Luca Maggio, Tarquini fa sua la vittoria di gara e fa suo il titolo.
Seconda piazza invece per Luca Maggio e Omar Bonvicini, che conclude terzo e vince la categoria Challenge. Nella Race Attack 1000, seconda manche, vince Mattia Puttini, che conquista la doppietta di giornata e mette alle spalle anche in gara 2 il titolato Roberto Carinelli. Terza piazza infine per Massimo Giglioli, terzo di manche e anche terzo assoluto di giornata. Facendo un enorme in bocca al lupo ai piloti infortunati nel weekend, i trofei MotoEstate danno appuntamento al 2017 per una stagione nuova e ricchissima di emozioni. Vi aspettiamo!